intanto un grande paese, un paese con una importante crescita economica e forse anche per questo un paese che ha una interessante società civile, che prova ad impegnarsi perché c'è una indubbia ambiguità, è un paese dove c'è crescita, dove ci sono indubbiamente delle libertà individuali importanti, ad esempio abbiamo notato che la condizione della donna è molto, molto positiva, la parità tra i sessi, e però appena qualcuno si muove nel campo delle libertà sindacali o delle libertà politiche, anche con manifestazioni molto piccole, molto semplici e pacifiche, viene fermato e arrestato dalla polizia. Abbiamo ascoltato molte testimonianze di questo, abbiamo potuto vedere anche i verbali. C'è poi qualche caso ancora più significativo: io oggi sono stato in carcere a visitare due detenuti politici che sono accusati di radicalismo islamico e di stare organizzando addirittura un attentato. Questo è stato fatto con un video assolutamente artefatto, evidentemente artefatto, sono peraltro due persone che insomma abbiamo avuto modo di conoscere, ma sono indubbiamente, soprattutto uno dei due, dei leader politici che ad esempio hanno combattuto per le terre ai kazaki, per non farle finire nelle mani di multinazionali, quindi persone che si oppongono, che provano a reagire, a difendere alcuni diritti civili basilari, come succede dappertutto. Con le autorità kazake, che sono state molto gentili, molto accoglienti, hanno chiesto anche di impegnarci per la ratifica dei trattati che esistono tra Italia e Kazakistan attraverso l'Unione Europea, io lo farò. Abbiamo fatto loro presente questo, ecco, credo che abbiano, a me non piace andare in giro per il mondo a insegnare nulla, peraltro non credo che l'Italia in questo momento abbia molto da insegnare, però c'è un tema di diritti umani che riguarda tutto il mondo, che va fatto valere in Italia, noi combattiamo insieme col Partito Radicale per farlo valere in Italia, col Partito Radicale Transnazionale, con la Federazione Italiana dei Diritti Umani, ma anche in Kazakistan, ecco, forse quello che devono sviluppare un po' di più, e io ho tentato di dirlo, è che avere delle opinioni diverse, anche delle opinioni magari del tutto non condivisibili, però fa parte del gioco democratico ed è normale che lo si possa esprimere. Mi sembra di capire che purtroppo questo tema non è ancora così consolidato, anche se, e chiudo su questo, le autorità ci hanno, nella maggior parte dei casi, poi vi ripasso Antonio, nella maggior parte dei casi hanno riconosciuto che ci possono essere dei problemi, delle difficoltà, degli errori, la maggior parte di loro, non tutte, e quindi noi abbiamo chiesto loro di impegnarsi per dare anche prova, come il Kazakistan sta facendo su altri campi, rispetto a questi temi dei diritti umani.